In uno scenario incerto e tormentato in cui la quotidianità politica è fatta di transfughi, transumanze, esodi, mercatini rionali, povertà morale, pochezze, storie misere e compravendite, fenomeni che hanno causato la disaffezione totale dalla politica cittadina, noi abbiamo deciso di rimanere coerenti con noi stessi e con la linea tracciata 7 mesi fa, in occasione della sottoscrizione del documento congiunto a sostegno del sindaco in carica, Abramo. Da quel giorno per noi non è cambiato nulla, anzi abbiamo rafforzato la consapevolezza che le alternative affidabili in termini di gestione della macchina comunale sono inesistenti. Il sostegno ad Abramo di conseguenza è l'unica via perseguibile. Così il segretario nazionale delle CDU Mario Tassone è intervenuto a Catanzaro alla presentazione del soggetto politico Federazione Popolare, che accoglie esponenti del centrodestra cristiano-democratico e che presenterà la propria lista alle imminenti elezioni comunali del capoluogo. Vuole essere un momento di pungolo e di dialettica forte anche all'interno dell'amministrazione, perché certamente Abramo andrà a vincere e vincerà con un risultato molto chiaro, molto netto. Non ci sentiamo né paralizzati né incatenati da quel documento, ha chiarito Tassone. La nostra è una scelta di campo consapevole, legittimata da una presa di posizione netta e chiara. Sì, non ci sentiamo incatenati, ma allora fu una scelta sul piano politico che poi ha avuto conferma in questi mesi. Non c'è dubbio che fu allora un impegno, una scelta meditata. La nostra posizione fa riferimento a quel documento. Oggi trova la conferma dopo una serie di fatti e di atti che hanno confermato la validità della scelta a suo tempo fatta.